Un cordiale saluto amici tifosi, appassionati di calcio e telespettatori di TV Luna, ben trovati al consueto appuntamento con Tifosi dalla Luna, l'appuntamento che vede tutti i giorni dalle 19 alle 20.30 parlare insieme a voi del nostro e del vostro Napoli. E stasera, alla vigilia della gara contro la Sampdoria, ho voluto invitare una collega che saluto con affetto, Valeria Grasso, giornalista. Buonasera, salve, Valeria. Salve, buonasera Angelo, ovviamente un saluto speciale a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo. Ricordiamo il sito dove tu scrivi in maggior parte, iurno.it, che è un sito di informazione anche sul calcio. Sì. Bene, il 7-28-14-14, libero in questo momento per entrare in diretta con noi. Vi dico subito che la Juve sta vincendo 1-0 a Ferrara con la Spal e la Salernitana perde in casa col Verona per 1-0, almeno fino a qualche minuto fa, insomma, adesso poi controlleremo il tutto. Anzi, no, vi dico che lo Spezia ha pareggiato 1-1 con la Juventus e il Verona vince 2-0 a Salerno con la Salernitana. Risultati sorprendenti. Ah certo, ecco, la Juve continua quindi a questo punto a confermare un po' il suo stato non eccellente, diciamo, ovviamente, ecco, sembra, ecco, qualcuno prendeva in giro in questi giorni, come dire, come uno spareggio, diciamo, un po' salvezza tra Juventus e Spezia in questo turno di campionato. Ci dispiace invece per la Salernitana, che al momento ancora è a 0 punti, ovviamente, insomma, ci farebbe piacere, ecco, che si recuperasse. Siamo al 38esimo minuto del primo tempo per entrambi. Allora, stasera parleremo di Sampdoria-Napoli, la gara che ci interessa. Il Napoli deve tornare al più presto in testa alla classifica. Lo ha fatto qua a Udine e lo può fare a Genova. Lo sentiremo adesso anche il commento di Valeria, ma andiamo subito al telefono perché c'è già un telespettatore. Pronto? Pronto, buonasera. No. Ah, buonasera Angelo. Buonasera a lei. Sono Vincenzo dal Gomero. Vincenzo, buonasera. Ah, ieri sera ho visto un po' la partita Fiorentina-Inter. Sì. Penso che da quello che ho visto l'Inter, solo il primo tempo, se era per il portiere, perdeva 2-3-0. Vlahovic, io penso che sfortunato. Quest'anno, penso, una mia opinione, sì. È l'anno del Napoli. Adesso non è più. Vabbè, e c'è anche convinto, anche tu non mi fai capire. Grazie, ti faccio rispondere. Grazie, buona ciao serata. Valeria, allora, adesso mai più? Adesso mai più. Devo dire, insomma, anche io sono rimasta favorevolmente colpita da questo inizio di stagione. Riscontriamo nel Napoli tante caratteristiche positive, cose che magari negli ultimi tempi non avevamo visto, no Angelo? E riscontriamo una bella dose di carattere e di personalità. Il Napoli ha avuto l'occasione per portarsi al vertice della classifica con l'Udinese e non si è fatta sopraffare da elementi psicologici che potevano essere condizionati, che magari lo erano stati, no? Fino all'anno scorso. Mentre invece abbiamo visto che partita ha fatto il Napoli. Ma perché l'ha fatta questa partita? Perché ha un allenatore, direi vero, un allenatore che legge bene la partita, un allenatore che evidentemente sa farsi capire dai suoi ragazzi, sa ottimizzare al meglio quelle che sono le loro potenzialità e gli stessi ragazzi sentono la fiducia dal primo all'ultimo, lo stesso Rachmani, no? Che è stato come dire, inserito nelle ultime gare, è stato all'altezza della situazione, per non parlare poi di Frank Anghissà, sì, che devo dire la verità dopo un po', sta facendo un ottimo ne lavoro. Parleremo dopo, sì. Nello specifico potrebbe essere comunque l'anno giusto, esatto, questo sì. Esatto. Andiamo un attimo sul computer perché sono 21 i calciatori convocati per la gara di Genova. Non ci sarà Demme, che comunque vi dico subito si sta allenando con la squadra, non ci sarà Mertens, che comunque vi dico subito che si sta allenando anche lui con la squadra, non ci sarà Lobotka, che oggi ha fatto lavoro personalizzato a parte. Quindi il Napoli conta di recuperare poi questi due calciatori che vanno a integrarsi poi in una rosa che vedrà nel corso del mese di gennaio perdere 3 calciatori, Anghissà, Osimhen, ci sarà anche Koulibaly e ci sarà anche... Magari Goulam, se... Ecco. Se no, questi ricordo. Giocatori andranno in Coppa d'Africa. Esatto. E quindi il Napoli li perderà. Certo. È chiaro che bisognerà poi capire, anche chissà, bisognerà capire poi se i sostituti saranno poi all'altezza. Ma credo proprio di sì, perché
Demme, Mertens sono giocatori che comunque hanno dimostrato di poter sapere integrarsi. Assolutamente sì, e ritengo che appunto il tecnico sia anche lui, riesca ecco anche lui a programmare un po' quelle che sono le forze della squadra e a cercare di fare in modo tale insomma da non far risentire l'eventuale assenza come sembra. Io spero sempre che come dire, non possa esserci l'assenza di questi giocatori che al momento sono elementi molto molto importanti per la squadra. Però se dovesse essere così, ovviamente il discorso, il fatto di avere una rosa ampia, di avere comunque anche dei rinforzi che sono all'altezza dei giocatori magari titolari, insomma, che comunque sono stati tali fino ad oggi, ci può ovviamente rinfrancare, ci può far sperare di continuare sulla scia positiva che abbiamo avuto fino adesso. Ecco, questa è un po' anche la caratteristica che io ho riscontrato nel Napoli, Angelo, in questo inizio di stagione, cioè il fatto che anche in corso d'opera se viene cambiato l'assetto in campo dei giocatori non cambia l'approccio, non cambia anche il risultato, per cui voglio dire, questa cosa è ovviamente una cosa molto positiva. Certo che sì. E allora vi ricordo che il 7:28:14:14 per andare in diretta con noi, appena avremo delle telefonate ce lo faranno sapere i nostri amici tecnici. Intanto oggi ha parlato, cara Valeria, il tecnico D'Aversa, conferenza stampa tenutasi proprio a Genova, dove anche le partite, diciamo così, infrasettimanali vengono precedute da una conferenza stampa. A Napoli non accade spesso, però. E infatti Spalletti, se non erro, non ha parlato né prima della partita con l'Udinese, neanche adesso la partita con la Samp. Evidentemente mantiene questo momento così il Napoli. Vabbè, vedremo se parlerà prima di Napoli-Cagliari, ma credo che di sì, o forse no. Questa partita in casa. Potrebbe anche parlare giovedì dopo Sandro a Napoli, vedremo. Intanto sentiamoci il tecnico D'Aversa che parla proprio della gara contro il Napoli. Diciamo che il risultato è stato un risultato importante, perché ragazzi, avevo chiesto comunque di portare a casa un risultato pieno. È chiaro che la partenza non è stata quella delle migliori, e sicuramente questa cosa qui non ce la possiamo permettere contro una squadra forte come Napoli, che porta dei numeri impressionanti. Mister Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro, ma quello che ti fa impressionare non tanto magari degli aspetti tecnici, che sono completi, no? Perché hanno sia giocatori forti all'attacco della profondità, hanno giocatori tecnici, giocatori che possono giocare tra le linee, hanno la miglior difesa, è una squadra che è andata più volte al tiro, e quello che ti impressiona di più è una mentalità che stanno costruendo, dove parlano sempre di sacrificio, di spirito di gruppo, e sono termini che Spalletti sta portando avanti sin dal primo giorno. E dall'ambiente esce spesso e volentieri questo concetto. Mi riallaccio alle parole di Gianfranco Zola, no? Dove ha dichiarato che questa squadra punti deboli non ne ha, è una squadra proprio completa sotto tutti i punti di vista, come dicevo prima, su attacco della profondità, giocatori come Osimhen, ma ci sono anche altri giocatori che sono bravi a giocare fra le linee, ma sia nei centrocampisti che degli attaccanti. È chiaro che quello che mi auguro è che il lavoro fatto dai miei ragazzi durante questi giorni possa scoprire qualche lacuna da parte del Napoli. Credo che sotto l'aspetto di come affrontare una partita, quando si ha una squadra di fronte così con tante qualità, non possiamo prescindere dal fatto che non dobbiamo commettere errori, ma soprattutto portare intensità e determinazione come abbiamo fatto nelle altre partite. Poi lì dove siamo bravi a non commettere degli errori, molto probabilmente riusciamo a portare un risultato positivo a casa, ma noi dobbiamo essere sempre vogliosi e determinati affinché questo avvenga. Sicuramente non ci possiamo permettere di concedere, come abbiamo fatto in alcune circostanze con l'Empoli, sia nei primi 15 minuti ma anche quando magari c'era da approfittarne, perché abbiamo avuto diverse palle gol, e lì dove ti capitano, che sicuramente saranno minori contro il Napoli, dobbiamo essere bravi e feroci nel cercare di sfruttarle, come magari in alcune circostanze non l'abbiamo fatto con il Milan o con l'Inter, dove alla fine ha contribuito su un risultato finale, dove secondo me ragionando sulle prestazioni i ragazzi avrebbero meritato qualcosina in più, e se non l'abbiamo fatto è perché in qualcosa abbiamo peccato. Tanti aspetti positivi, però io credo che se vogliamo fare un campionato importante è giusto che si cerchi a tutti i costi di fare anche risultati importanti con delle squadre così, così forti e blasonate. Torsby oggi ha fatto regolarmente allenamento con la squadra, è chiaro che il giorno dopo la partita chi ha giocato ha fatto un lavoro di scarico e gli altri hanno potuto fare un lavoro un po' più intenso, e si è ragionato sul fatto che si gioca di giovedì, quindi che comunque il
tempo per preparare la partita e per recuperare, soprattutto per quelli che hanno giocato, ce n'è abbastanza. E è chiaro che poi quando si hanno tre partite in una settimana, le valutazioni, le scelte finali le si fanno sempre fino all'ultimo minuto, perché è anche giusto che un allenatore ascolti il dottore, lo staff medico, i massaggiatori, i preparatori, per non sottovalutare nulla, per cercare di capire e di mandare sempre gli 11 più prestativi in ogni singola partita. E attenzione ad Aversa, che è un allenatore che prepara bene le partite, conosce bene gli avversari, lo avete sentito, e cercherà di dare quell'input alla sua squadra per battere il Napoli. Parliamoci chiaro, Valeria. Ma sicuramente nei suoi passaggi, ecco già, ecco, che cosa possiamo evidenziare? Innanzitutto che ha colto alla perfezione quelli che sono poi i punti di forza del Napoli, e il Napoli fa paura, non ci nascondiamo, alla fine se ne sono accorti tutti dopo queste prime quattro partite. Diciamo che si affida ad Aversa alla possibilità di poter trovare qualche punto debole nell'arco della partita. Diciamo che loro hanno qualche elemento, soprattutto in attacco, una nostra vecchia conoscenza che è ovviamente Quagliarella, poi hanno lo stesso Caputo, insomma, che comunque è un ottimo attaccante, quindi magari cercheranno di scardinare un po' la difesa azzurra. La difesa azzurra, lo ha detto anche lui, che però fino ad oggi è quella meno penetrata, insomma, nell'arco del nostro campionato. Quindi sarà un bel incontro. Il Napoli non deve abbassare la guardia e deve stare attento a qualunque squadra, ma credo che loro nella loro mentalità oggi abbiano proprio questo. Sì, Valeria, ritieni che i pericoli di domani quali possono essere? Ma possono essere, allora, innanzitutto, come dicevo prima, quello di prendere sotto gamba l'incontro questo è il primo, secondo me, in assoluto, prendere sotto gamba l'incontro e sottovalutare l'avversario. Ma il Napoli ha dimostrato fino adesso che quest'anno ha iniziato in modo assolutamente differente, i ragazzi sono al massimo della concentrazione e impongono il loro gioco e non si fanno sorprendere in nessun modo, almeno, o comunque sanno anche rimontare lì dove è necessario, quindi questi sono degli elementi fondamentali. In più, ripeto, insomma, hanno come dire, dei giocatori esperti in attacco che potrebbero, ecco, sorprendere la nostra difesa, quindi si deve, ecco, stare molto attenti, ripeto, a Caputo e a Quagliarella, che magari in avanti possono creare delle belle cose. Ricordiamolo che fino a qualche anno fa Angelo, lo stesso Quagliarella, era uno che ogni volta che affrontava il Napoli, nonostante fosse innamoratissimo della squadra, insomma, per cui tifa, lo sappiamo tutti, a cui è molto legato, ma ovviamente è sempre una grande soddisfazione affrontare il Napoli e provare ovviamente a mettere la palla in porta. Sì, infatti, ottima disamina. Naturalmente dobbiamo ricordarci, cara Valeria, che questa squadra è in testa, diciamo, a punteggio pieno nelle gare che ha giocato il Napoli, che ha avuto due partite in trasferta, anzi tre se consideriamo anche il Leicester, che naturalmente saranno recuperate poi nel giorno di ritorno in casa, tutte e tre. Quindi giocare ogni tre giorni, come diceva il tecnico d'Aversa, è impegnativo, ma c'è tempo per recuperare. Noi auguriamoci che il Napoli possa recuperare. Tu credi che Anghissà, cominciamo a parlare anche un po' di formazione, possa essere della partita, nonostante Spalletti ormai non rinuncia più a lui? Infatti devo dire, insomma, è vero che lui, ecco, noi che abbiamo seguito anche il precampionato, aveva molto puntato anche sullo Botka, poi si è infortunato, poi c'è stato questo acquisto molto indovinato, no? Con l'innesto di Frank Anghissà al fianco di Fabian, si completano alla perfezione i due giocatori, ritengo che siano adesso siano entrambi fondamentali nel centrocampo del Napoli, perché ognuno dei due si esprime al meglio, proprio perché le caratteristiche dei due giocatori si completano. Quindi credo che siano in questo momento intoccabili. Allora, intanto vi dico subito che c'è il telefono 728 14 14 per andare in diretta con noi, e vi dico subito che la Salernitana ha accorciato alla fine del primo tempo, perde 2-1, è intervallo, così come nel risultato di 1-1 ci sono Spezia e Juventus all'intervallo. Bene così. Voglio andare ancora a darvi qualche altra notizia, perché, cara Maria, devi sapere che oggi ha giocato anche la primavera del Napoli. E ti dico che in Coppa Italia la partita, possiamo andare sul computer, finita 2-0 con il Benevento. Prosegue il cammino quindi degli azzurri di Frustalupi. Squadra di primavera che, lo ricordiamo, aveva addirittura battuto la Juventus a Torino. Quindi voglio dire.
E questo ci fa molto piacere, no? Perché vuol dire che anche nelle giovanili finalmente ci sono, come dire, dei giocatori all'altezza, che si stanno formando bene, che magari un domani possono essere anche di aiuto per la prima squadra. Quindi insomma ci fa solo piacere poter, ecco, sapere che anche la primavera del Napoli si sta comportando in modo egregio, insomma. Qualche giocatore già si è distinto, no? Sì. Facendo delle belle cose. Sì, tra l'altro i risultati ultimi della primavera non sono stati più esaltanti l'anno scorso, quindi auguriamoci che Fustalupi possa invertire un po' la rotta. È partito un po' male, però si sta riprendendo. Così come dobbiamo salutare le ragazze del calcio femminile, del Carpisa e del Pomigliano, che pure si stanno facendo loro in Serie A anche loro, pensate, con grandi sacrifici. Il presidente Carlino, ma anche l'altro presidente del Pomigliano, stanno investendo su questo gruppo di ragazze. Giochi pure un po' a calcio, anche dei diversi, so. Assolutamente, il calcio è una cosa che fa bene a tutti, agli uomini, alle donne. E poi un'altra caratteristica è che quando giochi a calcio, come dire, puoi stare nell'oratorio oppure su un campo di professionisti. In ogni caso, dai, sempre è un gioco talmente coinvolgente che uno dà tutto se stesso. Ovviamente, insomma, ecco, noi seguiamo con grande affetto anche il calcio femminile, appunto la squadra, il Carpisa del presidente Carlino, che da diversi anni ormai è sulla breccia per l'impegno, insomma, che ha nei confronti, appunto, della squadra, delle sue ragazze. Quindi ecco, stiamo iniziando a seguire anche ormai da diversi anni il calcio femminile, e devo dire che non è male. Bene, io ricordo che abbiamo una trasmissione noi di calcio femminile qui a TV Luna, quindi seguitela, va in onda il lunedì sera, presto, naturalmente alle 22:30, alle 23. No, 22:30. Pardon, alle 23. Andiamo ancora al telefono. Pronto? Pronto, buonasera? No, non c'è il telefono. Pronto? Ci sente? Pronto, buonasera, direttore. Eccoci qua. Andrea da Caserta. Andrea, buonasera a te. Devo dire la verità, il Napoli è un rullo che non si ferma mai. E devo dire la verità, mi rivolgo all'uomo e mi rivolgo al presidente. Devo dire una cosa molto importante. Il 9 di gennaio si fa la Coppa d'Africa. Cercare di fare qualche sforzo e giovedì non lo dico i risultati. Siamo a più due dalla prima. E posso salutare anche la signorina Valeria, che la conosce abbastanza bene. Abbiamo fatto un programma, la donna del pallone. Sì, esatto. Va bene. Fai così. Direttore, sono 50 anni che stai qui in Napoli. 50 anni che lo seguo, direttore. Devo dire la verità, direttore, io amo questa maglia e sono la mia fede azzurra. Va bene. Un abbraccio forte da noi tutti qui. Ciao, carissimo. Ciao, Andrea. Allora, volevo anche ancora far vedere la notizia, anzi dobbiamo fare sempre televisione di servizio, anche perché sono notizie importanti. I tifosi seguono, andiamo sul computer. Napoli Sparta Mosca, da domani parte la vendita dei biglietti. Le curve sono state messe a 25 euro, i distinti 40 euro. Poi, naturalmente, gli altri settori un po' più costosi. Beh, una giusta valutazione del costo del biglietto? Ma penso di sì, nel senso che, appunto, ecco, rispetto poi, abbiamo come parametro la prima partita di campionato, ma soprattutto poi la terza, quella con la Juve, dove i prezzi erano più alti. Quindi diciamo che ci aspettiamo ovviamente grande partecipazione. Il Napoli ha bisogno del suo pubblico e siamo felici di ascoltare il pubblico allo stadio finalmente, che è un grande trascinatore, insomma, per cui deve ritornare ad essere quell'elemento in più. I prezzi credo siano nella media rispetto a tutti quanti gli altri stadi. Eccoli, facciamoli vedere, Federico, questi prezzi dal computer. Tribuna Posillipo 75 euro, Tribuna Nisida 60 euro, Tribuna Family adulto 10, under 12, distinti 40, curve 25. Poi dice non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto appunto per il settore Family. Per questo evento la capienza dell'impianto è stata ridotta, ogni tifoso dovrà collegarsi al sito di Ticket One ed acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà ricevere massimo 4 biglietti. Una volta completata la procedura, stampare il titolo e esibirlo allo stadio. Naturalmente non è consentito il cambio dell'utilizzatore. Ora io penso, un signore di 60 anni che vuole andare alla partita, ci rinuncia. Perché non può andare a un botteghino, non può andare a uno sportello, niente, solo via
internet. Ormai sono acquistabili soltanto online, questo sì effettivamente è un po' penalizzante, no? Per coloro che seguono magari il Napoli da più anni e che sono abituati ai metodi un po' più tradizionali. Un po' il discorso del Covid, un po' anche insomma il discorso ovviamente della moderna tecnologia ha fatto sì che comunque magari ormai sono stati implementati questi sistemi. Però voglio precisare una cosa che ho detto: sarà anche possibile acquistare i biglietti presso tutti i punti vendita abilitati Ticket One. Ah, allora vedi, e allora ok, perfetto. Mi correggo, non è soltanto per gli amanti di internet e gli smanettatori, ma anche per le persone anziane. Però è obbligatorio, se non erro, il Green Pass, no? Per accedere allo stadio. E non solo, anche il segnaposto. E poi chiaramente devono avere anche il documento, no? Sì, il documento, il Green Pass, e poi ovviamente viene anche misurata la temperatura, insomma tutte quelle norme anti-Covid che ormai ci attanagliano da tempo e che speriamo insomma, di potercene liberare. Poi Valeria, io vedo altri stati guardando la televisione stracolmi, strapieni, senza mascherine, tutto a posto. Non so, in Italia siamo al massimo, per carità, giusto. Però se uno ha il Green Pass, insomma, può accedere pure allo stadio, da Montecino a fianco, se quello ha il Green Pass, tu ce l'hai, in teoria, con le mascherine, che deve succedere? Però questa capienza non si amplia. Certo, ma anche se poi vedo a Salerno, per esempio, tutti ammassati, per carità, ho visto anche squadre di minori. Questo sì, diciamo che appunto restiamo sul fatto che comunque invece nello stadio Maradona penso si rispetti tutto a dovere rispetto a quelle che sono poi delle regole del governo centrale, no? che sono un po' diffuse a tutti gli impianti sportivi. A Napoli le rispettiamo a dovere, devo dire la verità. Secondo me si teme, forse ecco, si è un po' più prudenti perché diciamo si sta aspettando questo periodo un po' più autunnale e invernale per capire un po' la terza ondata come andrà a finire. Nel frattempo restano le misure di prudenza. Andiamo ancora al telefono, c'è un telespettatore. Pronto? Pronto, buonasera. È in diretta, buonasera. Pronto? Pronto? Tocca a lei. Pronto? Eccoci qua, buonasera. Mi sente? Sì, certo che la sento, prego. Io non riesco a sentire bene. Lei non mi sente, come è possibile che non mi sente? Guarda, adesso mi sente? In questo momento sì. Benissimo, è in diretta, prego. Da chi è? Da dove chiama? Allora, io sono Massimo e chiamo da Pozzuoli. Massimo da Pozzuoli, prego Massimo. Senta, io vedo un'anomalia riguardo il giocatore Mario Rui. Lo vedo molto distrattato, un giocatore che è un po' la stampa, un po' i tifosi lo beccano troppo. Secondo me è un giocatore di buon rendimento, che viene insomma distrattato, e invece quando è chiamato è sempre presente, sì. Vorrei solo dire e sottolineare che ha fatto l'assist per Insigne Mario Rui. Infatti, ecco. È il secondo assist che fa. Che dall'anima praticamente. Sì, ma sai, a Napoli sono un poco così. Allora, a Napoli quando individuano un calciatore lo devono distruggere. Vedi, sai che era un buon calciatore, però lo hanno. Sì. Forse si vive un po' troppo di luoghi comuni, no? Eppure il povero Mario Rui, che ha raggiunto tra l'altro le 100 presenze con la maglia del Napoli, che comunque anche lui sta dando tutto, insomma. Tra l'altro quello è un ruolo molto delicato. Ma noi abbiamo, tu dici, vabbè, togliamo Mario Rui, ci abbiamo un altro. Noi ci abbiamo solo a Mario Rui. Invece di incoraggiarlo, di sostenerlo, lo abbattiamo. Perché dobbiamo dire, doveva comprare il terzino, ha sbagliato, eccetera. Un po' di amore, non lo so. Cerchiamo quindi anche insieme ai tifosi di sostenerlo, no Mario Rui? Sì, perché noi abbiamo tempo. In parte l'impegno e il rendimento che dà questo calciatore, secondo me è massacrato inutilmente, perché è un giocatore da sostenere, è un giocatore che ha sempre dato il suo apporto. Poi è uno che si arrabbia, sbraita, cerca di... ecco, vabbè. Cioè si vede che insomma è attaccato alla maglia, sì, questo infatti, vuol dire, infatti, sì. Il suo compito poi lo svolge, diciamo la verità. Va bene, va bene, va bene. Intanto la ringrazio per averci chiamato. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, grazie all'amico di Pozzuoli. Andiamo in pubblicità, poi torniamo e per gli over 40, per gli over 50, per gli over 60 c'è una sorpresa più tardi. Non mollate TV Luna, vi aspetto. Eccoci nuovamente collegati qui con TV Luna. Parlavamo prima di Mario Rui, voglio ricordare che Mario Rui ha effettuato anche l'assist per Lozano.
quando ha messo quel pallone dietro, quindi attenzione perché è sempre presente anche in zona gol. Adesso ci dobbiamo collegare con il mattino, con il capo dello sport Francesco De Luca. Buonasera De Luca. Buonasera Angelo, buonasera a tutti voi. Ah, Francesco. Ti vedo bene, c'è Valeria Grasso qui che ti saluta. Ciao Francesco, buonasera. Buonasera Valeria. Allora De Luca, siamo nuovamente collegati con te, innanzitutto per un'iniziativa molto importante che ancora una volta il mattino da perfetto sì. giornale della città, mi piace dire, si sofferma su un caso che ha visto insomma avanti a tutti discutere e soprattutto nel grande ricordo sempre del grande Siani. Che succede Francesco? Sì, allora succede che domani con la copia del mattino da acquistare in edicola sarà dato in omaggio questo libro che hanno realizzato i due colleghi del mattino, Pietro Perone, il nostro caporedattore, e Leandro Del Gaudio, il vice capocronista e firma della giudiziaria, lo state facendo vedere adesso, per Giancarlo Siani, dalla verità sul delitto al mistero del dossier. Nel giorno che ricorda la morte di Giancarlo, ucciso appunto il 23 di settembre del 1985, ripercorreremo la travagliata vicenda giudiziaria che cominciò quel giorno, quella notte drammatica, quindi quando ci fu questo agguato a Giancarlo sotto casa sua al Vomero, e racconteremo tutti questi anni, li racconteremo attraverso una serie di testimonianze, a cominciare appunto da quella di Pietro Perone, che oggi è un esponente di vertice del giornale, ma all'epoca era un giovane cronista come Giancarlo e seguì appunto quella vicenda giudiziaria. Quindi l'appuntamento in edicola è per domani, giovedì 23 settembre, per avere in omaggio il libro dedicato alla storia di Giancarlo Siani con la copia del mattino. Ecco, vogliamo tutti bene a Giancarlo Siani, una grande iniziativa del Primo Quotidiano del Sud, che naturalmente va colto al volo, quindi comprando la copia del mattino domani si può richiedere e dunque ricevere gratis il libro di assolutamente realizzato su Siani. È un bel ricordo, una bella. Ci sono all'interno, mi sembra Francesco, anche degli articoli dell'epoca. Sì, c'è tutto quello che riguarda questa storia che noi sentiamo molto vicina, anche se che continuiamo a sentire molto vicina, anche se sono passati tanti anni, però la presenza di Giancarlo è viva più che mai in chi lo ha conosciuto, in chi ne ha letto gli articoli, in chi ha ascoltato dal fratello Paolo, che è un grandissimo tifoso del Napoli, per inciso, la sua storia, così come lo era Giancarlo, un grande tifoso del Napoli. Certo. Francesco, colgo l'occasione per averti qui, anche per un piccolo parere sulla partenza di questo Napoli, una partenza sprint, sì. Ricordavano i colleghi prima che anche lo scorso anno partì bene il Napoli, ma che c'è di diverso? Certo. Che c'è di diverso? Beh, diciamo che tolta quell'infausta partita del 23 maggio, che poi è stata ahimè decisiva per le sorti del campionato, anche il finale di campionato del Napoli è stato molto buono, quindi insomma, poi non si può ridurre. Francesco, scusami che ti interrompo, perdonami, il gol dello Spezia 2 Juventus 1 dopo 5 minuti della ripresa. Quindi Spezia in vantaggio. Vai. Quindi continua questo brillantissimo momento della Juventus. No, dicevo che è stato buono anche il finale dello scorso campionato, anche se ovviamente incide maledettamente quella partita con il Verona. Sì, è una squadra che è partita molto bene il Napoli, al di là dei risultati mi preme sottolineare che insomma nella prestazione che c'è stata con l'Ester, con la Juventus, con l'Udinese, si vede una squadra che gioca molto bene, una squadra molto matura, una squadra forte nella testa, nelle gambe, una squadra che ha una buona mentalità assolutamente. E domani quello contro la Sampdoria, che viene da un risultato di una prestazione positiva, è un bel banco di prova. Un bel banco di prova perché il Napoli, come era inevitabile, ci sarà questa alternanza, questo sorpasso contro sorpasso al vertice della classifica. Vedremo domani se la squadra sarà in grado di tornare al vertice sorpassando nuovamente l'Inter.
e vedremo poi stasera il risultato del Milan, ma questo insomma si può fare tutto in questa stagione perché la partenza è stata buona, ma soprattutto è una squadra che ha una grande mentalità grazie al suo allenatore. Sì, no, volevo fare anche io una domanda a Francesco. Innanzitutto complimenti per questa iniziativa legata a Siani, eravamo tutti giovani quando avvenne purtroppo questo infausto avvenimento, però è rimasto nel cuore di tutti i napoletani e non solo, poi appunto un collega giornalista, quindi complimenti. E poi no, volevo chiederti due cose molto rapidamente, innanzitutto che cosa hai notato nel Napoli di quest'anno, se ha finalmente fatto quel salto di qualità che ci aspettavamo negli ultimi anni e quale giocatore ti ha colpito in particolare? Particolare, quale credi risulterà determinante poi alla fine di questa stagione? Allora, risultare determinante, partiamo dalla fine, io credo Osimhen. Già si era visto nel finale dello scorso campionato quali sono le potenzialità di questo ragazzo. Mi ha colpito il carattere di questa squadra, il carattere di una squadra che già nella prima partita di campionato ha avuto delle difficoltà, che per carità se le create il Napoli, l'espulsione di Osimhen, il rigore sbagliato da Insigne, però hanno avuto carattere e hanno vinto. Hanno avuto carattere con il Genoa, hanno saputo rimontare, fare un'ottima rimonta con la Juve, un'ottima rimonta con l'Ester e hanno dominato la partita con l'Udinese. Quindi io vedrei una buona organizzazione, veramente un'ottima organizzazione. Vorrei dire che dopo qualche anno si rivede una squadra che è telecomandata col joystick, nel senso che mi sembra di vedere una squadra che in campo mette tutto quello che prepara durante la settimana, ed era così con Spalletti, una squadra che è cresciuta, molto più matura. Chiaramente i giudizi in questo momento sono molto positivi, arriveranno i momenti di difficoltà, le sconfitte, ma quello credo che, insomma, se una squadra è matura, c'è un allenatore che sa gestire questo gruppo, anche quelle saranno assorbite senza problemi. Francesca, l'ultima domanda, poi ti libero. Volevo chiederti se, essendo partiti bene anche in Europa League, il Napoli può puntare più all'Europa League oppure più alle posizioni di vertice. È una bella domanda, è il solito dilemma quando si gioca in Europa League, perché con la Champions nessuno la accantona e punta su altro. Non lo so, Angelo, io credo che il Napoli abbia ottenuto un risultato importante, abbia una rosa buona, si possono sfruttare le 5 sostituzioni, stiamo sempre parlando di una squadra che al momento è ancora fuori due mediani e Mertens, e penso che il Napoli se la possa giocare tranquillamente per vincere il girone e qualificarsi. Ecco, so che state preparando il giornale di domani, in bocca al lupo. Grazie per aver partecipato al nostro programma. Grazie, un saluto a Valeria, un saluto a tutti i telespettatori. Ciao Francesco, buon lavoro. Grazie a Francesco De Luca. Buon lavoro a voi, grazie. Sì, ricordiamo il mattino domani, prendere il libro, chi prende la copia chieda anche il libro perché è in omaggio dal vostro giornalaio di fiducia. Bene così, 728 14 14 è il numero per andare in onda. Esauriente Francesco sull'aspetto, diciamo, della squadra. Assolutamente, è un po' quello che abbiamo rilevato noi, no? Un po' addetti ai lavori in queste quattro giornate, magari comparando il Napoli delle ultime stagioni. E sostanzialmente penso che la cosa potrebbe essere anche riepilogata dicendo che è una squadra che ha consapevolezza della sua forza. Finalmente ha consapevolezza della sua forza e non si fa condizionare né da, appunto, dagli aspetti psicologici né insomma dall'avversario. Ecco, riesce anche dal punto di vista mentale a tenere testa, insomma, a chi ha di fronte. Certo, intanto siamo giunti al 55esimo, sempre 2-1 per lo Spezia. Allora, avevo detto ai nostri amici telespettatori che ci sarebbero state delle sorprese. Le sorprese sono tre e riguardano come sempre i filmati un po' più datati. Ho trovato un Sampdoria-Napoli 1-2 di qualche tempo fa e ve lo voglio riproporre perché sapete, prima delle partite noi il giorno prima proponiamo un po' queste partite storiche del Napoli, no? Anche per renderci conto in che momento vivevamo, con quali calciatori giocavamo e soprattutto che risultati portavamo a casa. C'è un Sampdoria-Napoli 1-2, ve lo voglio proporre, vediamolo insieme. Per dire che quando avevi Maradona
una punizione, un calcio di rigore, aveva risolto la partita. Ecco, non era appunto quando si dice che risolveva da solo le partite, è pura verità. Comunque complimenti anche a voi che andate a ripescare questi servizi, non è una cosa ovvia né semplice, ma che fanno ritornare alla memoria partite che noi poi all'epoca, almeno io, ho vissuto, anche se ero molto piccola, ma che è sempre un piacere rivedere, perché si provano ancora oggi queste delle emozioni forti a vedere appunto la nostra squadra di un tempo, ma poi anche nella squadra avversaria. Che nomi, no, no, che poi, abbiamo vabbè, ascoltato. Hai sottolineato una cosa importante, anche perché poi le voci, no, di Giorgio Bubba, no, con Giorgio cui siamo Bubba, sì, cresciuti intorno a questo 90° minuto, fa sempre piacere. Sì. Rivederli, 7:28, 14:14 è il numero per andare in diretta con noi e soprattutto parlare del nostro e del vostro Napoli. Dobbiamo anche affrontare adesso un altro argomento per quanto riguarda la Sampdoria, la partita con la Sampdoria naturalmente. Si parla di un certo turnover anche da parte di Spalletti, no, poco turnover da parte di Spalletti, anche se secondo alcuni, secondo Tutto Sport, potrebbe esserci spazio, lo vediamo sul nostro computer, potrebbe esserci spazio anche per Juan Jesus. Ora, muovere la retroguardia, che abbiamo trovato un po' di equilibrio con Achmeni, con Di Lorenzo e Mario, mi sembra, non lo so, un po' azzardato. Tu che pensi? Ma io niente, penso che al limite magari mi potrebbe venire più in mente il rientro forse di Manolas, no? Diciamo al posto di Rachmani, visto e considerato insomma che magari ecco è come dire, è prevedibile, no? Che ci sia un'alternanza, se proprio uno la vuole fare, ecco. Onestamente lascerei quello, perché ci sono tanti appuntamenti a ridosso, e la partita col Cagliari poi domenica anche una partita impegnativa. Magari vuole far rifiatare qualcuno, no, mister Spalletti, però magari si può sempre pensare di iniziare con la squadra che dà più affidabilità, che è più affidabile, che dà più affidamento, e poi magari cambiare in corso d'opera a seconda di come si mettono le cose. Allora, andiamo sul computer, perché c'è una bella notizia che è firmata dalla società: gare gratis per chi ha meno di 14 anni accompagnati. Si può anche con Cagliari e con Spartak Mosca. Attenzione, udite, udite, papà, che avete i bambini sotto i 14 anni, potete portarli allo stadio, sia con il Cagliari che con lo Spartak Mosca. E mi sembra rimandare, giustamente rimandiamo questo messaggio, Federico, perché sai quanti papà a volte non hanno i soldi, giustamente, per portare anche il figlio allo stadio? Beh, c'è una bellissima iniziativa da parte della società che finalmente, dico finalmente, si ricorda che ci sono i suoi clienti del futuro per poter andare allo stadio. Noi siamo andati tutti sotto i 14 anni, ci siamo innamorati, poi chi ha fatto una carriera, chi un'altra, però ci sono tanti che poi sono diventati tifosi e comprano il biglietto. Assolutamente, come no, è un'ottima iniziativa questa, anche perché viene in un momento storico in cui ecco si sta ritornando allo stadio, ma siamo stati in un blackout di un anno e mezzo, quindi c'è da rimettere in piedi un po', no, questa affezione, questa presenza allo stadio Maradona, quindi ben venga. Poi magari ci saranno spiegati tutti i dettagli di come fare, no, anche sul sito del Napoli, immagino, per aderire a questa bella iniziativa, certo. Però come si dice a Napoli, devono imparare da piccoli a essere tifosi. Ma quelli, i genitori gli mettono già addosso le magliette quando nascono, quindi si imparano sicuro. Ecco. Andiamo al telefono, ancora un telespettatore. Pronto? Pronto? Eccoci, buonasera. Ciao Angelo, sono Marisa da Formia, ti ricordi? Oh Marisa, buonasera, certo che sì. Ciao, ciao, un saluto anche alla tua espertissima ospite. Grazie, un saluto anche a te, grazie mille. Sì, volevo rifarmi un po' a quello che ha detto adesso la tua ospite. Sì. Cambiare Rachmani con Manolas non lo vedo una cosa molto semplice, perché Rachmani sta trovando continuità e Manolas mi sa tanto di un po' di ex giocatore, dai, un po' ex calciatore. Quello che mi è piaciuto domenica è stato il comportamento di Mario Rui, un po' inaspettato direi, perché ultimamente le sue prestazioni non è che erano state così devastanti, ma veramente la partita scorsa ho notato un cambiamento, forse sta andando in fiducia, non lo so. E soprattutto poi il gioco su palle inattive, cosa che il Napoli non ha mai sfruttato fino ad ora. Invece ho notato degli schemi nuovi, ho notato che
sfruttare queste palle inattive è diventato per loro una cosa significativa. E poi mi è piaciuto l'inserimento di Anguissà, che veramente è stato un ottimo acquisto, secondo me. Dobbiamo fare i complimenti, Marisa. A me piacciono tanto le catene hanno funzionato. Marisa, dobbiamo fare i complimenti a Giuntoli. Poiché Giuntoli subisce solo insulti o solo disprezzo sui social, non è un direttore sportivo, non parla, è un signor sì, eccetera. Però gli dobbiamo dare atto che ha scovato questo calciatore e lo ha calato nel centrocampo del Napoli come il cacio sui macchinoni. Perché se ben ricordi, a me non piaceva Bakayoko, se ben ricordi. Sì. A me Bakayoko non piaceva. Invece questo Anguissà, devo dire, che subito si è dimostrato con un piglio imperioso, insomma, preso in mano il centrocampo. Adesso sarà bello vedere come gestirà la rosa Spalletti con il rientro di Demme, Lobotka, però problemi di abbondanza sono problemi buoni, diciamo, non problemi problematici. E quindi mi piace molto il modo di gestire la rosa da parte di Spalletti. I cambi che ha fatto, diciamo che fino adesso il Napoli si è comportato bene come mentalità, come approccio alle gare, anche sotto è capace di rimontare, questo è segno di grossa personalità. Grazie Marisa, grazie. Vi saluto, un abbraccio. Un saluto a tutto il gruppo di Formia, un abbraccio a te. Preparata la Marisa? Assolutamente, si vede che ama i colori azzurri, molto appassionata. Assolutamente. Tecnicamente sì, no, volevo soltanto rispondere sul discorso di Rachmani e Manolas. Ha ragione Marisa quando dice che, ecco, la crescita di Rachmani, che ha chiuso a Udine un cerchio iniziato l'anno scorso con quel retropassaggio che fu molto infelice, no? Per lui. Però oggi non ha... Subito passo il pallone perfettamente al portiere. Un episodio può sempre succedere. Invece quello che ci colpisce oggi è la crescita del giocatore, per carità, e anche ovviamente la sua costanza di rendimento. Però... Intanto ha pareggiato la Juve 2-2. Vabbè. 2-2 in questo momento, sì, vabbè, no, in, però, tutto in diretta. È certo, però ecco, diciamo, anche Manolas può, comunque è giusto che trovi posto, ma non per altro, perché nel discorso nel discorso, diciamo, della rosa e nel discorso delle alternanze per far rifiatare qualcuno, ovviamente, insomma, ecco, anche Spalletti deve essere bravo per mantenere alta la motivazione degli atleti, a giostrare questa rosa così ampia come ha fatto fino adesso. Bene, così, ancora una telefonata, pronto? Pronto, Angelo? Eccoci, buonasera. Sono Roberto da Portici. Roberto, ciao. Volevo dire, ho sentito che l'Udinese, ritorno al discorso dei cori contro il Napoli, l'Udinese praticamente è stata multata 10.000 euro. Brava. Per questi benetti cori. Sì. Allora significa che l'arbitro ha fatto una sua relazione nella quale ha evidenziato che ci sono stati questi cori. Perché, lo dico a voi che siete addetti ai lavori, perché l'arbitro non ha applicato il protocollo richiamando gli spettatori prima con l'interfono, con l'altoparlante, fino a diventare poi addirittura alla sospensione della partita? Quindi è un arbitro molto carente. E poi relativamente ai cori beceri di questi benedetti tifosi che non sono tifosi, vorrei dire, ma voi avete un direttore generale, mi pare che sia Pierpaolo Marino, il direttore tecnico della Udinese, se non sbaglio, che è napoletano. Beh, e quindi diciamo, anche il direttore Marino avrebbe potuto calmare un poco gli animi. Lo dico così, giusto per una vostra considerazione, perché mi pare che tutto questo, gli arbitri sono molto bravi nell'applicare le regole contro i rigori e tutti, però non mi sembra che applichino il protocollo quando si tratta di queste benedetti cori beceri. Hai ragione. Vi ringrazio. Grazie. Questo è un argomento che secondo me non va neanche addossato all'arbitro, ma secondo me qua il responsabile numero uno, a mio avviso, è il quarto uomo. Il quarto uomo è scevro da tutte le situazioni. Sente i cori, chiama l'arbitro e dice: oh, che succede? L'arbitro magari ha preso la partita, ha gli auricolari nelle orecchie. Non vorrei che questi auricolari nelle orecchie distraggano l'arbitro da quello che accade fuori.
Perché, cari amici, sentire questi cori noi da Napoli in televisione è stato veramente brutto, però ormai siamo un po' abituati e magari così non ci fa neanche caso, però se c'è un protocollo andrebbe applicato. Assolutamente, Angelo, diciamo che purtroppo siamo sempre allo stesso discorso, è un sistema che dovrebbe cambiare da questo punto di vista, perché come dire che poi ci sono i cori, che c'è la 10.000 euro di multa all'Udinese, voglio dire la prossima volta ci saranno tale e quale gli stessi cori, ma così come a Udine anche da un'altra parte, cioè non è questa credo la soluzione ideale per estirpare il problema all'origine. E quindi ci dovrebbe essere un intervento onestamente un po' più forte, un po' più alla radice, che poi dici sì ci siamo abituati, neanche è bello, ma non ci facciamo caso e fortunatamente la cosa più bella è che siamo usciti con 4 gol del Napoli da quello stadio, quindi come dire era anche un po' una disillusione della tifoseria, però insomma lo sappiamo. Hai girato tantissimi stadi, la partita l'hanno spostata sullo stadio avendola persa in campo, la volevano vincere con le offese che sono arrivate, ma non hanno prodotto nulla se non una multa, e penso che la prossima volta produrranno qualcosa di peggio. Teniamo presente che qua si canta contro i napoletani anche quando il Napoli non gioca negli stadi dove ci sono altre partite, Inter, sì. Inter, Sampdoria o cose del genere, insomma si cantava noi non siamo napoletani e quant'altro. Sì, ma poi quella è una cosa a prescindere, come dato di fatto anche quelli sono. Perché considera che al di là di appunto Pierpaolo Marino, che è campano, come ha ricordato il nostro ascoltatore, ma anche diciamo la storia dell'Udinese è stata fatta da un altro giocatore campano che è Totò Di Natale, voglio dire. Quindi certo. Di che parliamo? Vabbè, andiamo in pubblicità, ci fermiamo un attimo. 7:28, 14:14 per parlare ancora con noi del Napoli e vedremo anche qualche altra cosa, qualche altra sorpresa. Linea della regia. Terzo gol della Juve, che è in vantaggio adesso alla Spezia, siamo al 73esimo minuto, ancora un gol, questa volta Bernardeschi, prima Kin, poi Chiesa e poi Bernardeschi, De Ligt, scusate, hanno corretto, De Ligt, il terzino elemento su azione di calcio d'angolo. Va bene, giochiamo a Genova, una gara alle 18:30, dopo aver saputo dei risultati degli altri, è buono oppure no? Ma diciamo che, ecco no, sulla carta, oddio, insomma, se fossimo stati fino all'anno scorso ti dicevo di no, perché, ripeto, il Napoli è come se sentisse sempre un po' la pressione, questa responsabilità di dover portare a casa il risultato pieno e quindi, insomma, stentava un attimo, diciamo, ci sono stati vari episodi. Ma quest'anno, ecco, voglio dire, ripeto, qualunque partita è complicata e fare pronostici diventa molto, molto, molto difficile. Però, ripeto, se il Napoli veramente ha switchato e ha cambiato mentalità ed è consapevole della propria forza, ritengo che debba affrontare a maggior ragione questo appuntamento veramente con le unghie e con i denti, insomma, cioè con una tranquillità e una serenità che ha mostrato anche a Udine, ma comunque colpendo l'avversario e andando in rete, insomma, ecco, facendo risultato quando poi si verifica la possibilità. Anche il discorso che dicevamo prima degli schemi messi in atto da Spalletti, no, sul secondo gol, quello proprio di Rachmani, è bella quella cosa, no? Che abbiamo visto, che in effetti è un po' la novità, diciamo, del Napoli di quest'anno, ecco, anche mettere a frutto degli schemi che vedi possono sorprendere l'avversario, una cosa che può tornare utile poi alla fine di un campionato. Ecco, andiamo ancora sul computer, perché il collega amico Mimmo Malfitano oggi vedete, ha scritto possiamo mandare l'immagine di Mimmo, grazie. Ha scritto anche delle cose inerenti. Eccolo qua, questo è Mimmo Malfitano. Lui ha scritto: primato Napoli anche l'anno scorso era partito forte, ma oggi però si hanno delle sensazioni diverse. Ho chiesto anche a Francesco: ma quali sono le sensazioni, Valeria, rispetto allo scorso anno? Ma è appunto il discorso, ecco, di essere padroni della propria forza e di non, ecco, noi siamo rimasti un po' scioccati, Angelo, sicuramente anche tu, dalla partita col Verona.
quando tu hai proprio la sensazione di avere il risultato a portata di mano, alla fine bastava pochissimo, invece siamo sprofondati nel baratro, diciamo, in quella partita assurda dove effettivamente non siamo stati capaci di andare, diciamo, di portare a casa una vittoria, spalancando poi le porte della Champions alla Juve che stava dietro. Quindi voglio dire, quanto di peggio può capitare, secondo me, nel campionato di una squadra che ha delle grosse ambizioni. La sensazione di oggi invece è che il Napoli magari con umiltà, perché quello è fondamentale, a continuare ad avere una certa umiltà e, ripeto, affrontare ogni concorrente, ogni avversario comunque tenendo bene i piedi per terra, ma nella consapevolezza di essere più forte, di sferrare il colpo senza avere un impatto psicologico o sentire troppo il senso della responsabilità. C'è una dura polemica in atto tra la UEFA e la FIFA. La UEFA propone un mondiale ogni due anni, la FIFA non ha voluto un confronto, siamo delusi. UEFA contro FIFA, Guelfi contro Ghibellini, bianchi contro neri, mi sembra di essere tornato in Toscana degli anni che furono, ma è giusto o sbagliato secondo te? Ma onestamente, allora, ecco, mettere un'altra competizione così importante vorrebbe dire che finirebbe comunque con penalizzare quelli che sono i campionati, diciamo, i campionati nazionali. Non so, io penso che già ci sia tanto calcio oggi, per cui non lo so, insomma, si dovrebbe capire un po' che tipo di organizzazione sarebbe messa in campo da questo punto di vista. Però io credo che oggi già ci siano tante competizioni che riguardano anche dal punto di vista internazionale il calcio, non credo sia incrementare ulteriormente non credo sia una buona idea. No, ma sarebbe bello che invece FIFA e UEFA si organizzassero per ridurre, insomma, e verificare bene anche i calendari, perché è un massacro quello che è stato sottoposto quest'anno dagli europei, dagli anticipi, dai posticipi, dalle differenze di reti, di trasmissioni, una buona, una negativa, non ne parliamo di quello che sta accadendo con DAZN, dove le difficoltà per guardarsi una partita aumentano sì, ogni volta, anche su altre squadre, si blocca, si ferma, non sai quando finisce, non sai quando inizia. Sì, non sai neanche che canale devi mettere, perché, diciamo, su DAZN ormai il campionato è tutto di DAZN, poi c'è la Champions su Amazon Prime, e poi ci sono alcune partite su Sky, insomma, non credo sia stato fatto per il telespettatore un buon lavoro, ma in particolare, insomma, sia sul discorso, ecco, dell'informazione, del seguire, ma anche sul discorso di dare la possibilità al telespettatore di guardarsi la partita nel modo migliore possibile. Bene, 728 14 14 per andare in diretta con noi, appena ci sono le telefonate ce lo comunicheranno. Intanto andiamo a fare ancora un passo indietro, quando il Napoli era in Serie B, credo sia il Napoli di Novellino, e c'è un precedente importante: Sampdoria-Napoli, si vinse 2-0 in trasferta. Vediamo i riflessi filmati di quella partita. Tita, sì. Io dico, mamma mia, che squadra, giocavamo in Serie B, eravamo quarti, sì. Poi andavamo in Serie A. No, ma infatti poi va a vedere pure Svuk, insomma, è comunque stato un'altra pipina importante, sì, del Napoli. Certo. Andiamo al telefono, c'è un telespettatore, pronto? Pronto, buonasera, sono il signor Sergio da Scafati, io ho già parlato con lei, direttore. Sergio, buonasera. Buonasera a lei e buonasera all'ospite. Sì. Buonasera. Vorrei un consiglio, un pronostico, sia per lei sia per l'ospite. Ipotetica parola scudetto, quanti punti mancano e se possiamo vincere, possiamo fare, non dico la triplette, ma la doppietta, cioè campionato e Europa League. Grazie, buonasera. Arrivederci. Prego, Valeria. Ma allora, io devo dire, non sono abituata a fare previsioni e pronostici, ma non per altro, perché, diciamo, ci sta quel pizzico che non è un pizzico di scaramanzia che mi impedisce di guardare molto al di là. Diciamo che sulla carta, sicuramente, caro amico, abbiamo le potenzialità per fare un ottimo campionato, anche rispetto alle altre gare, alle altre squadre che abbiamo visto in campo. Ce la battiamo, penso, un po' con le milanesi, ecco, diciamo, quest'anno.
fare il campionato, vincere l'Europa League, sarebbe un'ambizione pazzesca. Come dire, la speranza ce l'abbiamo sempre tutti. Io penso che, e poi vedremo in corso d'opera il Napoli su cosa deve contare, su cosa deve puntare. Insomma, io ritengo che tra le due, ovviamente, si preferisca sempre vincere il campionato, no, Angelo? Beh, rientrare fra i primi quattro in campionato, assicurarsi la Champions League e vincere l'Europa League, io ci metterei la firma. Magari pure una finale di Coppa Italia, se proprio non dovesse andare male. Però il Napoli ha dimostrato di avere comunque voglia di far bene. Vediamo, seguiamo. E adesso, cara Valeria, ti riporto forse nel più bel Sampdoria-Napoli che i tifosi del Napoli possano ricordare. Era una domenica dove a Genova, cari amici telespettatori, si erano dimenticati dell'acqua. Era un nubifragio. Mi ricordo, il terreno era viscido. E no? Il Diego ricordo, Armando sì. Maradona ci fece una nuotata dentro. Perché? Facile a dirlo, vediamo. Eccoci qua, abbiamo mandato questa partita proprio per vedere che tutto accada per il verso giusto. Tre vittorie, questa però bellissima. Intanto ha pareggiato la Salernitana 2-2. Ah, ottimo. Valeria. Bellissima questa partita. Il ricordo appunto che avevo anche io vago del Napoli su questo terreno di gioco assurdo, dove in effetti però tanti campioni riuscivano a esprimersi in ogni caso, sia da una parte che dall'altra. Ungarella ha fatto delle parate pazzesche, ma alla fine la differenza la faceva solo e soltanto lui. Solo lui avrebbe potuto trovare con quel terreno di gioco quel gol. E ripeto, è sempre un'emozione fortissima vedere Diego segnare, e ci ha regalato veramente dei periodi unici. Speriamo di bissarli, ma voglio dire, chi li ha vissuti non li dimenticherà mai. Ecco, intanto Domenico Politano festeggia 200 partite in Serie A, mentre Lorenzo Insigne è a meno uno dalla ganciare le presenze Moreno Ferrario a 310 con la maglia del Napoli. Invece lo stadio Ferraris è quello in cui Fabian Ruiz ha segnato più gol in trasferta. 3 reti, 2 al Genoa e 1 alla Sampdoria. La prima rete di Elmas in Serie A è arrivata proprio contro la Sampdoria nel febbraio 2020. Questi sono tutti i dati. C'è Lorenzo Insigne, che vi ho detto, ha segnato 6 gol contro la Sampdoria in Serie A, facendo meglio soltanto contro Lazio, 7 gol, e Fiorentina, 9 gol. Tuttavia l'attaccante del Napoli non è mai andato a bersaglio nelle ultime 4 sfide contro i blucerchiati nel massimo torneo. E questi sono dati e notizie che troviamo sul sito di Calcio. Magari Napoli potrebbe 24. Essere anche questa volta forse la partita di Fabian, no? Con anche quel palo clamoroso che ha preso nella partita a Udine, magari voleva dare il là, diciamo, a una marcatura al Marassi. Speriamo. Certo, è stato un palo incredibile quello, che incredibile. Forse gridava vendetta, sì. Peccato, magari era il solito tiro di... Sì, lui da fuori ecco è uno specialista, devo dire, si sta specializzando, no? Certo. Nel mettere in gol queste palle assurde, insomma, ma lui c'ha veramente un bel tiro. Intanto c'è un altro Insigne che gioca a calcio, andiamo sul computer, ufficiale. A Casale di Principe arriva Antonio Insigne, lo vedete nella foto, benvenuto sul sito ufficiale del Casale di Principe, Antonio Insigne che va a rafforzare questa formazione. In bocca al lupo all'altro fratello Insigne. Sono tutti bravi questi Insigne. Infatti, è una bella famiglia, diciamo, devo dire. Vedi il talento magari che sta nel DNA? In questo caso sì, il DNA forza. Della famiglia. Per forza. Papà Carmine che l'avrebbe mai detto, che aveva i figli calciatori. Sì, infatti. Intanto diamo anche una notizia di un'altra squadra, sta per finire l'era Preziosi. Atteso per domani l'annuncio per la cessione del club a 777 Partners. Chissà che cos'è questa società che rileverà il Genoa. Peccato, perché Preziosi, sempre napoletano anche lui, è sempre stato comunque un presidente attaccato anche alla sua squadra. Un ottimo imprenditore anche, comunque insomma una persona per bene. Quindi magari ecco, ha fatto il suo tempo e preferisce a questo punto dare spazio a una di queste nuove società moderne. A Radio Punto Nuovo invece è intervenuto l'arbitro Gavillucci,
che ha detto con i razzisti in Udinese-Napoli la partita andava fermata. Il regolamento, dice l'arbitro, parla chiaro. Ho l'impressione però che non ci sia tanta la volontà di fermare queste partite, ma forse bisognerebbe fermare per richiamare un paio di volte gli spettatori quando poi proseguissero. Beh, il regolamento, come dice Gavilucci, parla chiaro, bisogna fermare la partita. Abbiamo parlato prima, però sì, adesso è uscita questa dichiarazione di Gavilucci. Ma comunque è capitato nella storia del calcio quante volte che è stata fermata una partita per i cori razzisti, ma forse una o due, diciamo, in cui effettivamente l'arbitro ha sospeso per qualche minuto la gara, però anche quello è un bel segnale, magari può essere un segnale importante quello di sospendere la gara, anche se per qualche minuto. Ci fu Irrati, se non sbaglio, sì. A Roma sospesa la partita, è successo il pandemonio. Ecco, perciò dico, è un sistema che deve cambiare, anche fino adesso non è cambiato. Allora, coronavirus, l'aggiornamento che diamo ogni sera, eccolo qua, 17.394 test effettuati, 365 positivi, i deceduti sono 7. Il dato nazionale è in calo e questo fa piacere, vuol dire che le vaccinazioni stanno funzionando ed è quello che, secondo me, è poi l'obiettivo principale. Se funzionano le vaccinazioni, se ci vacciniamo tutti, beh, da questa storia ne usciremo, prenderemo il Covid, bene, lo tratteremo come trattare, però non andremo in ospedale, non moriremo, certo. E soprattutto sì, guariremo, quindi voglio dire, alla fine infatti, dobbiamo pensare a convivere. Poi ognuno di noi abbia, diciamo, conosciuto qualcuno che purtroppo, insomma, non ce l'ha fatta, ma effettivamente l'unica cosa che ci può salvare oggi è solo il vaccino. Il vaccino ci evita di avere delle ripercussioni gravi sulla nostra salute e quindi è l'unica cosa che può tenerci lontano effettivamente da... Io conosco persone che non si sono vaccinate e che purtroppo non ce l'hanno fatta, e questa ti resta comunque il rammarico, ti resta la tristezza, perché sono cose che si potevano evitare, solo questo. Certo, anche naturalmente... diciamo così, tutti quelli che sono i Novax devono convincersi che alla fine, per vivere tutti, dobbiamo superare queste barriere ideologiche che non portano a nessuna parte. Andiamo un attimo sul sito della Gazzetta dello Sport, che ci dice live Spezia Juve 2-3, saranno 6 i minuti di recupero a partire da adesso, quindi vedremo se riuscirà lo Spezia a pareggiare, anche perché... Certo, deve essere stata una bella partita, no, questa? Con 5 gol... Battuta, che l'avrebbe detto, no? Sulla sì, certo, carta. Ma questo, la capacità però la Juve di subire gol mi intriga non poco, cara Valeria, perché sì, evidentemente questa Juventus soffre. In difesa è battibile, è attaccabile, sì, non è più la Juventus, no, bunker di una assolutamente, volta. Assolutamente, perché... Però l'allenatore è... Ma l'allenatore sì, ma è la Juve, lui è sempre lo stesso, è la Juve che non è più quella di una volta. Ovviamente i giocatori erano più giovani all'epoca e ovviamente davano un affidamento maggiore rispetto ad oggi. E come dire, lui evidentemente si ritrova tra le mani, lui è un ottimo allenatore per carità, ma si ritrova tra le mani una squadra che piano piano deve riprendersi e deve studiare anche delle cose nuove. Quindi... Chi può essere la rivelazione del campionato, Valeria, secondo te? Ma per quanto riguarda il Napoli, no, o una squadra in particolare? In generale, in Italia, chi può essere la rivelazione? Ma oddio, io fino adesso mi ha colpito, diciamo, forse di più un po' il Milan, devo dirti la verità. Anche rispetto, come se l'Inter fosse comunque una squadra, ormai ce lo aspettiamo, insomma, così. Il Milan mi ha dato l'idea con Pioli di essere una squadra determinata e abbastanza temibile, ecco. Poi ovviamente, ecco, come un altro da non sottovalutare, è sempre Mourinho. Però la Roma, ecco, diciamo, bisogna ancora capire se avrà una costanza di rendimento, no? Piuttosto in questa stagione, la Lazio di Sarri, insomma, però credo che il Milan di Pioli sarà la squadra che manterrà uno standard elevato rispetto alle altre. Tu pensi il Milan? Sì. Io invece punto molto sull'Atalanta, che sta ritornando. Tu dici, si riprende? Sta ritornando, è abituata adesso a riprendere il cammino, c'è qualche infortunato, però sì, occhio all'Atalanta, perché ieri l'ho vista anche giocare, sì, non è la stessa Atalanta dell'anno scorso, però è un'Atalanta che sicuramente può essere pericolosa. E poi domenica arriva Mazzardi col Cagliari. Esatto, e domenica arriva Mazzardi col Cagliari. E trova Frustalupi, il suo secondo, e anche
dirigente Santoro, certo, sulla sponda Napoli. Sì, diciamo che noi siamo rimasti affezionati, lo possiamo dire, no? Walter Mazzarri è come se avesse rappresentato un po' l'inizio di una nuova era, no? Per il Napoli. Poi ha avuto lui, dopo il Napoli ha avuto alterne fortune, quindi innanzitutto ci fa molto piacere che abbia ripreso una squadra in Serie A, e quindi non vorrei, ecco, insomma, portare male. No, ci mancherebbe, ma voglio dire, noi lo accogliamo con piacere, ma insomma, noi siamo dobbiamo il Napoli. Vincere. Grazie a Valeria Grasso per essere stato con noi. Assolutamente, grazie per l'invito, Angelo. Grazie alla super regia guidata da Peppe Napolino, Federico Scatozza, Antonio Biscardi e Luca D'Andrea. A me non resta che ricordarvi gli appuntamenti di TV1 stasera alle 21, c'è una mia intervista con il candidato a sindaco Antonio Bassolino, e alle 23.30 invece c'è la mia intervista al Pierluigi Bersani, leader del Partito Democratico, da me intervistato, insieme al candidato D'Angelo e al candidato Coppito. Angelo Pompameo, un cordiale saluto, ci vediamo domani con Luna Azzurra Stadio a partire dalle 17.30, Luna Azzurra Stadio con Lucio Pieri e con me in collegamento, e poi ci troviamo venerdì con Tifosi dalla Luna. D'Angelo Pompameo, un cordiale saluto, arrivederci.